Amici telespettatori, bentrovati, eccoci per un nuovo appuntamento di Status, anche quest'oggi grande attenzione, focus sulla medicina. Lo facciamo perché ogni volta, insomma, siamo fondamentalmente bombardati da concetti di mala sanità, però questa volta devo dire che stiamo girando l'angolo, perché vi diamo delle buone notizie intanto. Stiamo parlando di alcuni esempi in Sicilia, ne parleremo di un esempio in Sicilia in modo particolare, che è un pronto soccorso pediatrico. Quindi attenzione soprattutto ai genitori, no? Anche ai nonni, perché sono quelli molto più attenti certe volte dei genitori. Fate bene attenzione, perché adesso vi presentiamo intanto gli ospiti in studio di quest'oggi. Saluto la dottoressa Patrizia Aiovalasit, direttore del pronto soccorso pediatrico Ospedale Cervello, ben trovata. Buongiorno. E saluto contestualmente il dottor Maurizio Aricò, commissario azienda ospedali riuniti Villa Sofia Cervello, ben trovato. Buonasera a tutti gli ascoltatori. Allora, abbiamo introdotto l'argomento, parleremo di pronto soccorso pediatrico, arriveremo nelle vostre case soprattutto con delle informazioni importanti, perché i genitori devono sapere quali sono i servizi naturalmente di un pronto soccorso pediatrico, ma faremo anche attenzione in modo particolare ad alcuni consigli che devono parlare soprattutto di prevenzione della salute. Allora, guardate intanto questo servizio che la nostra redazione ha preparato a proposito di questo pronto soccorso pediatrico. È un servizio che finalmente non parla di mala sanità, anzi, guardate. In un contesto tirato in causa quasi sempre quando si tratta di tragedie e carenze di servizi, accompagnato spesso dal noto termine malasanità, ecco che si inserisce una parentesi tutt'altro che negativa. Sarebbero più che buoni, anzi ottimi, i risultati registrati negli ultimi anni dalla struttura del pronto soccorso pediatrico dell'Ospedale Cervello di Palermo. Negli ultimi 4 anni, infatti, gli accessi sarebbero aumentati del 25%, da 25.495 del 2014 a 29.128 del 2016. Solo da gennaio a luglio di quest'anno, invece, si è già ad un totale di 18.534 accessi, con una proiezione finale al 31 dicembre che potrebbe attestarsi a circa 32.000. Siamo di fronte ad un modello di grande capacità organizzativa e gestionale, ha dichiarato il commissario dell'azienda Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello, Maurizio Aricò, che permette di dare ai nostri bambini e alle loro famiglie un aiuto efficace. Per il 2017, infatti, la struttura ospedaliera conta una grande novità, ovvero l'avvio dell'integrazione ospedale-territorio in accordo con i pediatri di base. Dopo la visita in pronto soccorso, infatti, per alcuni bambini pazienti viene definito un progetto di cura domiciliare con il pediatra di base, soluzione che ha permesso di ridurre la permanenza dei piccoli pazienti in osservazione breve intensiva ad un dato medio di sole 19 ore. Abbiamo investito e puntato molto in questi anni, sottolinea il direttore Patrizia Aiovalasit. Il gradimento delle famiglie è testimoniato anche da un allargamento del bacino geografico dell'utenza, dalla città alla provincia, non solo dal lato del Trapanese, ma anche dall'altro versante bagherese, da Baucina fino a San Giuseppe Jato. Il servizio di Giorgia Tabita, chiediamo scusa alla dottoressa Aiovalasit perché era la pronuncia, c'era un accento di troppo, insomma, forse l'ho posto sbagliato, però insomma perdoniamo per questo, per così poco. Allora, io partirei con il direttore Aricò. Buone notizie, finalmente si parla di buona sanità, insomma non è casuale questa cosa, è un progetto che è già partito da tempo evidentemente, ma che tipo di prospettive ha? Ma innanzitutto grazie per l'opportunità di condividere un po' di informazioni sulla nostra e vostra sanità palermitana con chi ci ascolta e quindi con la nostra comunità. Io credo che sia giusto che il servizio pubblico, quale questo è, illustri effettivamente alla popolazione quali sono le opportunità, quali sono gli strumenti a cui ricorrere, sperando che ce ne sia bisogno poco. Ma laddove ce ne fosse bisogno, devono sapere con certezza e con chiarezza a chi ricorrere, come, quando e dove, e anche con quali aspettative. Allora, avete sentito che i numeri delle prestazioni del pronto soccorso crescono. Questo non è un traguardo che noi vogliamo inseguire. Ci piacerebbe ci fosse poco bisogno del pronto soccorso.
Le prestazioni... Però questo determina consapevolezza nella gente che va al pronto soccorso, perché fino a ieri probabilmente vi lamentavate del fatto che forse si arriva troppo tardi perché non si sa. Ecco, questo credo che fortunatamente, poi naturalmente sentiremo anche il tecnico, dottoressa Jovalasic, su questo, ma io credo che si possa dire ragionevolmente che il ricorso che si fa al pronto soccorso, soprattutto per i bambini, è difficilmente un ricorso tardivo. Per alcuni versi qualcuno potrebbe dire che c'è un ricorso forse generoso, questo è enormemente più vero quando si parla di adulti. Sappiamo che nel pronto soccorso degli adulti solo il 10% di accessi sono quelli che noi tradizionalmente consideravamo i pronto soccorso veri, le urgenze. Per il resto sono richieste di consulenza, sono richieste di una visita, di essere tranquillizzati. Sostegno anche psicologico certe volte, no? Si dice che questo succede perché un po' il filtro territoriale si è alleggerito. Questo forse coi bambini è vero un po' meno che per gli adulti. Certamente si arriva al pronto soccorso nel dubbio, ci si va. Quindi fortunatamente non tutti gli accessi sono accessi per cause gravi, ma ciò nonostante nel momento in cui un bambino e la sua famiglia arrivano al pronto soccorso è importante che noi ci siamo, che siamo efficienti e che li possiamo rassicurare. Senta, io la devo coinvolgere obbligatoriamente, insomma si è tanto parlato, battuta la notizia per tanti mesi sulla carenza di personale negli ospedali. Come avete fatto a risolvere questo? Allora sì, il tema è ovviamente un tema vero e strutturale. Sapete che il blocco delle assunzioni, per motivi che sono noti a tutti, ha messo veramente in ginocchio la sanità pubblica e lo ha messo soprattutto in determinate discipline. Parliamo del pronto soccorso per gli adulti, parliamo della radiologia, parliamo dell'anestesia, parliamo della ginecologia, ma un po' dappertutto, certamente anche in pediatria, si sono combinati due elementi importanti. Uno è il blocco delle assunzioni, per cui non potendo assumere a tempo indeterminato, la sanità pubblica è diventata poco attrattiva, perché ci si sposta volentieri per un posto fisso, tra virgolette, ci si sposta meno volentieri per un incarico per 3-6 mesi, magari a distanza dalla propria residenza abituale. Ma poi purtroppo c'è un problema strutturale vero, molto più grave. La verità è che noi abbiamo sbagliato la programmazione in Italia e a fronte di 12.000 studenti che si laureano, solo 7.000 troveranno posto nelle scuole di specializzazione. E se non sei specialista in ospedale non entri non più. Entri. Certo. Allora, questo è un collo di bottiglia strutturale per cui stiamo arrivando al punto in cui andrà in pensione la generazione dei baby boom e non avremo medici a sufficienza per sostituirli perché le scuole di specializzazione non sfornano più specialisti a sufficienza, e questo è vero appunto per la pediatria, per l'anestesia, per la ginecologia. Sai che questa era una cosa che da tutti non avevo mai sentito prima, quindi lei è il primo, grazie per averci dato questa ulteriore cosa. Però i genitori che sono a casa lì, adesso dice bene, abbiamo capito, insomma, però non mi ha concluso. Come avete risolto voi, insomma, queste carenze? Allora, innanzitutto... Avete ottenuto dei buoni risultati, quindi qualche cosa avrete fatto? Innanzitutto mi permetta di dire un grazie rotondo e veramente col cuore ai medici, agli infermieri, al personale di supporto, a tutti coloro che in questi anni hanno combattuto col proprio impegno personale, con la propria abnegazione, perché la sanità pubblica stesse in piedi. Ed è stata, credetemi, una sfida difficilissima. Io ho detto nel mio ruolo precedente che l'estate del 2016 sarebbe stata un'estate difficile, perché normalmente il contratto di lavoro dice che dobbiamo concedere 2 settimane almeno di ferie ai dipendenti, quindi è fisiologico che si vada in ferie, ma le malattie naturalmente non hanno calendario. E quindi chi si ammala ugualmente in un periodo in cui il personale legittimamente va in ferie e durante la mia gestione dell'azienda di Ragusa l'estate del 2016 è stata complicata, ma siamo riusciti a gestirla. L'estate del 2017 era un'estate che mi preoccupava molto di più,
molto di più ed è stata un'estate molto faticosa perché il sistema era arrivato al collasso, vicino al collasso. Allora grazie a tutto il personale che ha tenuto in piedi il sistema, ma lo ha fatto, il sistema ha retto, ma grazie davvero allo sforzo che è stato fatto. D'altronde io credo che tra le tante professioni che esistono, no, in Italia, quella del medico è una missione. Chi decide di fare il medico non è che va lì per caso, dice ho scelto la medicina tanto perché proprio deve dare sfogo alle proprie. Allora, entriamo negli argomenti importanti che possono essere utili ai nostri amici che ci stanno seguendo da casa. Con la dottoressa Jovalasit parliamo di questo pronto soccorso. Intanto facciamo proprio una bella disamina di quelli che sono i servizi che all'interno del pronto soccorso sono utili per i nostri bambini. Sì. Innanzitutto diciamo, il nostro pronto soccorso, come tutti i pronto soccorso, è un servizio che è preposto prevalentemente per le emergenze, naturalmente, per le urgenze. Naturalmente come tutti i pronto soccorsi è aperto anche alle situazioni di non urgenza, noi accogliamo chiunque, questo naturalmente a livello di triage significa che chi è un codice meno grave, cioè il verde, il cosiddetto codice verde o addirittura bianco, che è raro fortunatamente da noi in pediatria, deve attendere un pochettino di più rispetto a quelli che sono i codici gialli, che attendono da noi massimo 10-15 minuti, non di più, fino ad arrivare al rosso, che comunque ha un accesso assolutamente immediato. Ma a parte il servizio di pronto soccorso e di urgenza, il nostro pronto soccorso offre anche delle attività ambulatoriali. Abbiamo innanzitutto i servizi di neuropsichiatria infantile e medicina del sonno in età evolutiva, perché io ho avuto assegnato qualche anno fa al pronto soccorso il dottore Montalto, che è un neuropsichiatra infantile e che è l'unico, credo, nella Sicilia occidentale ad occuparsi proprio di medicina del sonno. Quindi lui ha una grossa attività ambulatoriale, in cui esegue anche le polisonnografie. Volevo scendere un attimo sul dettaglio, questo, magari ci ritorniamo anche sui servizi, però devo ragionare da papà, no? Sì. Quindi è quello che mi preme. Una volta che ho questa opportunità la sfrutto, no? Certo. Come voi a casa, state attenti perché adesso vi diamo dei consigli che sono consigli importanti. Allora, quanto incide la formazione intanto dei pediatri nella conoscenza del pronto soccorso? Cioè, esistono delle procedure per cui il pediatra sa quando deve mandare un bambino al pronto soccorso oppure no? Lei si riferisce al pediatra di base? Di base, naturalmente. Sì, il pediatra di base in genere invia il bambino in pronto soccorso quando necessita di ricovero. Quindi la maggior parte dei pazienti inviati dal pediatra sono pazienti che vengono ricoverati. Qualche altro accede in pronto soccorso, ma per un'altra tipologia di servizi, come appunto dicevo la neuropsichiatria infantile. Gli altri in genere sono di accesso proprio, quindi tutto quello che è il filtro territoriale, io devo dire, per quanto ci riguarda, funziona come filtro, funziona come integrazione con il pronto soccorso. Questa è una novità, diciamo, che noi abbiamo implementato quest'anno, meglio, c'era già precedentemente, ma quest'anno l'abbiamo strutturata un po' meglio, cioè quella che è l'integrazione con i pediatri di base. Grazie a questa integrazione, quindi questo dialogare tra i medici del pronto soccorso e i medici curanti, quando un bambino viene dimesso dal lobby, perché abbiamo naturalmente necessità di essere anche veloci nel turnover, perché i pazienti sono tanti, quindi per dare a tutti la possibilità di avere il posto letto, laddove viene individuata una patologia che può avere un piano di cura domiciliare, questo viene concordato col pediatra, viene contattato direttamente dal medico di pronto soccorso, viene stilato un piano di cura condiviso e il paziente viene avviato direttamente all'osservazione domiciliare. Quindi è una forma di dimissione, diciamo, non protetta. La mia domanda aveva un seguito, perché poi alla fine dovevo coinvolgere il dottor Aricò, proprio per capire, perché a casa devono capire anche che c'è un meccanismo al di là del momento del pronto soccorso, c'è questo meccanismo dove pediatra di base e medico invece pediatra del pronto soccorso. Che cosa si fa in questi casi? Ci sono formazioni, incontri, convegni? Cosa si fa? Lei ha certamente ragione e noi
ricordiamo spesso che l'ospedale è un passaggio nella vita di una persona o di un bambino, è un passaggio critico, è un passaggio di un momento di malattia o di sospetta malattia o di possibile malattia, ma poi il bambino e ancora di più l'adulto vive a casa. E questo è sempre più vero col crescere dell'età, perché poi la fragilità dell'adulto o dell'anziano porterà a una vita sempre più lunga, fortunatamente, vivremo di più, la nostra generazione vivrà di più, ma vivrà in maniera fragile, con le cronicità, con gli acciacchi, con le debolezze dell'anziano che invece di vivere 60 anni ne vive 80-85 con qualche ammaccatura. Allora noi dobbiamo seguire questa medicina che cambia, la medicina cambia, deve cambiare, perché noi dobbiamo assistere delle persone che devono stare a casa sostanzialmente, ma devono avere nell'ospedale un ricovero sicuro quando si va in crisi. Allora, col crescere dell'età, vale per i bambini, pensiamo ai bambini cronici, pensiamo ai bambini disabili, pensiamo ai bambini che hanno una malattia che ha delle crisi ricorrenti, ma poi immaginiamoci quanto questo diventa vero per gli adulti, per gli anziani, certo, o per i grandi anziani. Noi dobbiamo preparare una medicina territoriale che si avvalga moltissimo del medico di famiglia, moltissimo, ma che si avvalga anche dell'assistenza domiciliare integrata, che si avvalga degli ambulatori infermieristici. Noi dobbiamo preparare una rete che avvolga e che accompagni il bambino, come l'adulto, come l'anziano, e poi tenere a disposizione l'ospedale come arma per i momenti di crisi. Difficile. Bene, credo che sia molto chiaro. Volevo farvi vedere un cartello, che è un cartello molto generico su quelli che sono gli accessi poi ai pronto soccorsi secondo alcune categorie di sintomi o di patologie, no? Vediamo questo cartello, ecco qui. Allora, secondo queste categorie diagnostiche, pensate che la stragrande maggioranza arriva al pronto soccorso per traumi, eventi accidentali. Poi c'è una bella percentuale, e lì siamo al 52%, il 19% per sintomatologia dolorosa, e ancora il 13% arriva con altre patologie, insomma sono molto generiche, e c'è poi una fetta del 19% che pari, adesso non distingo più i colori, no, quella era sintomatologia al 19%, poi neurologia psichiatrica, respiratoria e gastrointestinale. Qual è, dottoressa Juvalasit, invece, così non pretendiamo delle percentuali precise, però quali sono le patologie più frequenti al suo pronto soccorso? Allora, il nostro pronto soccorso è un pronto soccorso che fa un'attività di trauma center che è abbastanza vivace. Diciamo che il 25% degli accessi di pronto soccorso sono appunto traumi o incidenti, quindi anche incidenti domestici. Quindi la voce numero uno del cartello che abbiamo visto era quella, insomma la percentuale più alta. Sì, è la percentuale più alta, ma noi abbiamo una percentuale anche molto più elevata rispetto a quella che abbiamo visto nel cartello, che è per le patologie respiratorie, questo soprattutto durante il periodo invernale. Ah, quindi lei ha prima in classifica le respiratorie? Eh sì. Se intendiamo alte e basse vie, sì. E poi anche quella gastroenterica, noi abbiamo un movimento veramente molto elevato di gastroenteriti, quindi diciamo di origine virale. E questo virale, a causa di che cosa queste patologie sono così alte in Sicilia o nel suo pronto soccorso, senza voler generalizzare? No, penso che sia, non sia soltanto un dato che riguarda soltanto il nostro pronto soccorso, più che altro forse il nostro contesto, il contesto in cui viviamo. Certamente queste patologie sono di origine infettiva, quindi noi vediamo più spesso durante l'estate le gastroenteriti, sono di origine virale, quindi il bambino accede in pronto soccorso perché ha vomito e diarrea. Okay. E quindi viene portato lì perché spesso non riesce a bere, non riesce a mangiare e quindi ha necessità chiaramente di avere un supporto anche respiratorio. Cause principali secondo lei? Il respiratorio, i movimenti respiratori, diciamo le patologie respiratorie si muovono soprattutto durante l'inverno, e quindi abbiamo poi da novembre fino a marzo le famose bronchioliti, abbiamo il picco che è proprio da una giusta impennata
sugli accessi in pronto soccorso, abbiamo le polmoniti e poi la maggior parte degli accessi di patologia respiratoria è rappresentata da patologie delle basse vie, faringiti, tonsilliti, eccetera. Mi viene da pensare, qualche genitore sicuramente a casa lo sta pensando come me in questo momento, ma crede che ci sia molta differenza tra un bambino che vive in città e uno che vive in campagna? Sembra scontato. Ma proprio per le percentuali delle vie respiratorie che sono tra le più alte, è probabile che sia questo anche. Questo no, può dipendere da tanti fattori, può dipendere dal fatto se il bambino per esempio è un primogenito oppure se ci sono altri fratellini in casa, questo sicuramente è maggiormente a rischio di contagio, se il bambino va a scuola, se va al nido, ci sono questi fattori che incidono in maniera determinante, poi ovviamente anche le condizioni diciamo della famiglia dove vive il bambino, nel senso di promiscuità, quindi maggiore occasione di contagio. Quindi è d'obbligo che adesso una puntatina sui vaccini lo dobbiamo fare per forza, perché questo lo so che non lo dovevamo fare, però quest'anno l'epidemia di morbillo ci ha un po' visto? Messo a dura prova. Quindi il suo consiglio principalmente qual è? Sì, vaccinare senz'altro, chiaramente è la forma più importante della prevenzione, ma d'altronde i pediatri di base e i pediatri appunto del territorio non credo che assolutamente scoraggino da questo punto di vista. Noi abbiamo visto durante questa epidemia di morbillo bambini che hanno contratto la malattia anche sotto i 6 mesi, cioè veramente piccoli, dove dovrebbero avere una protezione di anticorpi materni, però lo hanno preso ugualmente. Avevo anche letto da qualche parte che purtroppo le percentuali anche di decessi di bambini che contraggono morbillo è una malattia pericolosa, dà delle complicanze molto serie, quali l'encefalite, la polmonite. Noi fortunatamente quest'anno non abbiamo visto encefaliti, ma abbiamo visto polmoniti come complicanze. Complicanze che naturalmente con la vaccinazione di incidenza sono molto più basse. Dottor Arico, questo delle vaccinazioni, insomma, da consigliare assolutamente, il luogo comune vuole che nella paura di noi genitori, insomma, c'è questa cosa, possiamo sfatarla completamente, questi pericoli, succede qualcosa, l'hanno anche legato all'autismo, insomma, hanno fatto di tutto, ma perché nascono queste campagne? Io le ribalto lo scenario dicendo che la mia generazione è una generazione che non ha visto la poliomielite e la difterite. E le dico di più, se in questo momento arrivasse una difterite nei nostri pronto soccorso, il rischio di non fare la diagnosi è molto alto. Perché? Di non fare la diagnosi? Perché non la conosciamo più. Mentre il mio maestro, Roberto Burgio, era cresciuto curando la difterite, malattia spesso mortale per l'occlusione delle vie respiratorie, perché non avevano strumenti, dilagava, portava via nuvole di bambini, e quando è arrivata la vaccinazione lui mi raccontava: Maurizio, è cambiato il mondo, no? Non abbiamo più visto questi bambini che morivano come mosche per la difterite. Lei si ricorderà certamente di avere visto degli anziani zoppicare. Sì. Ha visto dei ragazzi ventenni zoppicare? No. No. Sono anziani poliomielitici che nella generazione moderna non ci sono più per la vaccinazione. Ora, il rischio è che ci dimentichiamo di questi progressi, che diamo per scontato che non si muore più di difterite, che non si muore più di pertosse, che non ci si paralizza più o si muore di poliomielite, ma stiamo attenti, perché questo è dovuto ai vaccini, e se noi ci dimentichiamo di vaccinare, queste malattie torneranno, così come è ricomparso il morbillo, e il giorno in cui torneranno inizialmente non la riconosceremo, perché non saremo pronti a pensarci, e comunque perderemo bambini, perché curarli è molto più difficile che vaccinarli. Allora, non diamo per scontato che queste malattie non ci sono più. Queste malattie non ci sono perché stiamo vaccinando. Ma se smetteremo di vaccinare, torneranno e ci porteranno via i nostri bambini. E poi piangeremo. Che cosa si fa al pronto soccorso proprio per cercare di aiutare anche dal punto di vista informativo la gente, insomma, i genitori, convincerli, quelli che recrudescenti proprio da questo punto di vista?
Sì, allora in pronto soccorso si sono fatti dei programmi di educazione alla salute. In passato, e se ne continuano a fare, ci sono anche dei progetti futuri in tal senso, che riguardano sia un'informazione sugli utenti, principalmente per quello che riguarda che sono le più importanti cause, per esempio, di traumi o incidenti. Cioè, in realtà noi abbiamo cercato di sapere, di conoscere da parte degli utenti stessi se erano a conoscenza del problema trauma-incidente, cioè di quali sono le cause principali. In realtà la maggior parte della popolazione non è al corrente che per esempio il trauma o l'incidente è la prima causa di morte in età pediatrica. Non era al corrente. Quindi che i bambini muoiono di più perché, per questi incidenti? Sì, la prima causa di morte sono gli incidenti, la seconda sono i tumori, però la prima causa di morte sono gli incidenti. E gli incidenti in età pediatrica sono tutti prevedibili. Certo. Però molto spesso non mi si riesce. Che è calata l'attenzione da parte dei genitori, dei bambini. Adesso si smarriscono pure i bambini. Io alla mia età non mi sono mai smarrito. Perché non si riesce a immaginare come un bambino pensa e agisce. Un bambino è un esploratore, un bambino ha curiosità naturale di conoscere. E purtroppo ci sono troppe cose che invece ci sono delle situazioni che per l'adulto non rappresenterebbero mai un pericolo, per esempio i detersivi, non so, messi a portata di mano, per un bambino non lo sono, e questo genitore non ci pensa. Non ci pensa perché pensa che ho un ultimo minuto, vorrei che in 30 secondi il dottor Aricò potesse dare un consiglio. Scelga lei quello che vuole da dare alle famiglie. Vaccinate. Scegliete il bene il vostro medico e poi fidatevi di lui, perché deve essere la vostra guida, deve tornare ad essere il vostro amico, la persona che fa crescere i vostri figli, la persona a cui ricorrete quando siete in difficoltà, deve essere la persona che vi conosce di più, che vi aiuta, che quando è necessario vi manda in ospedale. Sceglietelo bene, ma fidatevi poi di lui, perché poi sarà lui a farvi da pilota nell'indirizzarvi in ospedale, nel fare delle scelte di salute importanti. Ecco, noi con gli ospedali dobbiamo essere l'arma in tasca, speriamo ne abbiate bisogno poco, ma la medicina è a casa vostra. Dovete stare a casa, dovete avere chi vi aiuta, dovete avere chi vi consiglia, e se c'è bisogno gli ospedali sono qui. 30 secondi, dottoressa, per un consiglio alle famiglie. Consiglio alle famiglie è maggiore serenità di fronte a problemi come possono essere per esempio la febbre, che è uno dei motivi che spesso mette in ansia tanto i genitori. Molta più attenzione, voi potete poi in un futuro non immediato collegarvi anche col vostro sito, col nostro sito, in cui vi daremo anche delle informazioni sulla prevenzione di determinate malattie e quando ricorrere in pronto soccorso e quando invece poter attendere a domicilio o rivolgersi al medico curante. In ogni caso noi siamo sempre qui per voi, quindi a vostra disposizione, siete sempre i benvenuti. Bene, grazie. Crediamo di aver dato servizio pubblico anche questa volta. Grazie alla dottoressa Iovalesit, grazie al dottor Aricò, grazie a Massimo Bellomo che ci ha dato l'input per questa cosa, e al nostro consulente Vittorio Virzì, il nostro medico di famiglia che ci aiuta a capirne e a saperne un po' di più. Grazie a tutti voi per aver dato attenzione ad un argomento che sicuramente era già importante di suo. Noi ci rivediamo domani, sempre allo stesso orario. Presto.